bisogna puntare sull'artigianato perché è rilevante sia in termini di occupazione, sia in termini di produzione, ma sia di diffusione di una cultura imprenditoriale, di una cultura del saper fare di cui la nostra regione ha un grande bisogno. Il candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D'Amico, ha incontrato a Pescara, nella sede regionale CNA, imprenditori e rappresentanti dell'artigianato per conoscere dai diretti interessati i punti di forza e le fragilità del comparto. D'Amico ha risposto ad alcuni temi che gli sono stati sottoposti dal presidente della CNA Abruzzo, Savino Saraceni, e dal direttore Silvio Carice. Due le parole d'ordine che ha in mente D'Amico. Concertazione e patto per la crescita. Dobbiamo rilanciare l'economia regionale. Senza creare nuovi posti di lavoro è impensabile riportare la nostra regione ad una situazione di crescita sociale. È necessario partire da lì. Posti di lavoro, occupazione, e per far questo le imprese artigiane giocano un ruolo straordinario. D'Amico, ormai siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale. Intanto le chiedo com'è stata e se se l'aspettava così. Non me l'aspettavo così faticosa e nemmeno così entusiasmante, perché se dovessi trovare un aggettivo per definire questa campagna userei entusiasmante, davvero entusiasmante, perché è stato un piacere incontrare tanti abruzzesi e tanti abruzzesi, condividere racconti anche di sofferenza e di dolore, ma poi soprattutto racconti di speranza, disponibilità a cambiare, ad unirsi ad un progetto di cambiamento e a riportare la nostra regione nel luogo in cui merita, e cioè in un futuro che la renda ancora una volta una terra ricca di opportunità. È stato entusiasmante sentire tutti gli abruzzesi unirsi a questa idea e a questo progetto di cambiamento.